Un corso di BLSD rivolto alla collettività per dare la possibilità a ognuno di poter intervenire in totale sicurezza e con correttezza, perché altrimenti facciamo ulteriori guai. Quindi, poiché il corso l'abbiamo strutturato da una parte teorica e da una parte pratica, e adesso la parte pratica l'avete finito, adesso stiamo sotto esami, come si suol dire. Quindi abbiamo distribuito i testi con risposta multipla e quindi poi vediamo insieme. Questi quiz devono essere la valutazione per ognuno di voi, la performance che avete acquisita durante questo corso che ho fatto qua a Saragnano nell'associazione Cittadino. Chiaro? Quindi queste manovre sono manovre salvavita, ognuno di noi dovrebbe conoscerle, però purtroppo vi facciamo i corsi giusto per dare un'informazione e la capacità di intervenire in questo modo. Il massaggio cardiaco è prioritario, se c'è un defibrillatore ben venga, però sappiate che ce ne sono pochi in giro come le mosche bianche, quindi in questo caso dobbiamo intervenire con le nostre capacità e di quelle che abbiamo appreso oggi durante il corso. Dobbiamo continuare a sostenere le funzioni vitali di base, proprio per questo si chiama BLS, circolazione, per esempio questa, e sicurezza. Se no, altrimenti ci mettiamo su internet e ci compriamo una bella mascherina. Io la porto sempre in tasca, quella piccolina, che è più pratica. La metto in tasca, vedete, ecco, che è personale. Mi allontano perché esce la sua dalla bocca, altrimenti uso questo che è più professionale. Entra, l'altro via dentro, e vado a... Questi sono due ritmi indefibrillabili, il defibrillatore... Un massaggio cardiaco due ritmi, in una condizione che non ci arriviamo mai. E pancia sotto. Pancia in aria. Vedete, non sempre funziona. Poi che fate? Voi lo mettete di lato e dopo due minuti interessate. Non è attraverso il tutto raggio, deve stare forte da che per succedere qualcosa. Però disperdiamo sempre doppie. Sono Francesca Cirillo, sono membro dell'associazione di volontariato Il Cittadino. Noi in questo primo anno di attività abbiamo formato circa 150 persone a salvare una vita umana. Questo grazie alla collaborazione di un'altra associazione di volontariato che io, amico del mio cuore, e grazie a questa grazie alla loro preparazione adesso sappiamo in un caso di emergenza come fare, come comportarci, come fare la respirazione bocca a bocca. Insomma, siamo molto contenti di sapere noi questo e di aver trasmesso qualcosa di positivo anche alle altre persone che ci hanno onorato con la loro presenza qui al corso. Ecco, e allora Pasquale, mi sente? Io sto assumendo già una posizione. Questa posizione mi facilita i corpi. Che faccio? Dico a lui, chiamo subito il... Perfetto. E dico, c'è una persona che non è cosciente. E lo devo sistemare, non posso lavorarci in questo modo, vedete? E lo sistemo perché rompe acqua e scorro tutto il torace. Due dita sul torace. Io le restendo tutto alla testa. Metto il mio ritmo sulla bocca. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Vedo che la persona non respira, non esce l'aria, si chiama manovra gas, però questa è quella che arriveremo più in là, perché tanto... Quindi io che cosa devo fare? Devo iniziare subito e passare una via. C'è una tecnica per non staccarmi, perché posso stare anche da solo. E allora intreccio le... Eccolo qua. Io sono al centro del torace, tra i due tarzo, tra le due mamme. Porto il mio busto tutto avanti per fare città il mio corpo a livello fisico, perché ho tutto il peso del mio corpo, non sotto le braccia, perché dopo due secondi già lo sto. E vado a fare il massaggio. Ho piantato per i miei piedi, ho un po' le gambe di valigano, così una posizione molto stabile, e comincio a fare il massaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vedete, ci andiamo subito, chi va a riposare,
e vado a fare le mie ventilazioni. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quando ne ha fatto due, diciamo, se non li posso, non posso fare. È chiaro? Adesso come faremo? Ti disporremo due per ogni manino, perché tanto il soccorso a due. Manini, come tanti fanno, col fatto di carta, non fa proprio assolutamente bene. La carta si può deserire. Che la vediamo dopo. Allora devo respirare un po' da solo per quanto è possibile. Si alza e mi accorgo che va tutto bene. Ma se dalla insufflazione il torace non si alza con una problematica potrebbe essere tutt'altra cosa. Ma potrei farlo con un massaggio, se tu vuoi c'è il maglio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non devi mai togliere le mani di qua. Non mi scappi, qua. Giovanni, chiami. No, mi devi fare. No, senti che... Questo? Subito, ma... Grazie. Dove dici 13, 15, 16, 17, 18.